Allora, per voi, raga, qui Arcipolla e bentornati, raga, in un nuovo episodio di GTA 5. Allora, raga, vi devo dire un po' di cose prima di iniziare le solite missioncine. Nello scorso episodio, inizio come sempre scusandomi per ciò che è accaduto nello scorso episodio, è accaduta la stessa cosa del terzultimo episodio, ovvero è stata flaggata una canzone all'interno del mio video, nel senso che è stata praticamente identificata dall'algoritmo di YouTube una canzone protetta da copyright. Questa volta però era in un punto in cui io non avevo controllo. Era il punto in cui la figlia di Michael ballava in quel cazzo di talent show televisivo, Fame or Shame, come cazzo si chiama, ora non mi ricordo. Sostanzialmente era una cosa su cui io non avevo controllo, quindi volendo o non volendo, purtroppo quella cosa lì non la potevo rimuovere nella fase di editing all'interno del video, e probabilmente potrebbe risuccedere in futuro nella serie di GTA, qualora Ezio T... Ma che cazzo è? Ma scritto Jimmy? Mamma mia, non posso iniziare un video su GTA senza essere interrotto da qualcosa che accade su schermo. Devo letteralmente parlare tenendo il gioco in pausa. Comunque, regà, Ron. Neanche me lo dà più il messaggio, non so perché. Comunque, regà, nel frattempo che mi dirigo nella missione in questione, che è la C col punto interrogativo, ce ne sono tre disponibili, quell'altra col punto interrogativo e la T, che spero di fare tutte e tre all'interno di questo video. E anche perché, siccome ho dedicato una cosa come 8 episodi nella storia di Mike e Franklin, se faccio il terzo episodio di fila in cui faccio la storia insomma di Trevor, penso che non succeda niente, in quanto abbiamo anche 3 missioni da fare con il diretto interessato Trevor. In questo momento sto impersonando Trevor, come avrete ben visto. Mi è arrivato un altro messaggio da Ron: com'è Los Santos? Ci manchi davvero, ascolto un mucchio di matti, è venuto a ficcare il naso. Madonna mia, regà, non... veramente riempono di email, succede sempre qualcosa su schermo, non si può fare un discorso in questo gioco lineare e coerente per un minuto filato senza essere interrotti da qualcosa che succede, il che è un bene per chi lo vuole giocare, diciamo, per rendere il gameplay anche un po' più frenetico. Però per chi fa i fottutissimi let's play come me è difficile gestire così tante cose che accadono su schermo, più altre cose che voglio dirvi. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che molti dicono: Acipo, ma non te cambi mai il vestito durante... non te cambi mai il giacchetto che c'hai sopra durante i video che fai? Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che stiamo tutti in quarantena, quindi volendo o non volendo, non uscendo di casa, i vestiti non si sporcano, cioè non sudando, insomma, eccetera, i vestiti non si sporcano. E quindi se mi tengo per qualche giorno di fila un vestito, non succede niente, regà, non muore nessuno, tranne la biancheria ovviamente, si intende. Ma poi, regà, alcuni episodi io li registro uno di fila all'altro, per dire, ne monto uno e un altro lo lascio in stand by, decido di montarlo un altro giorno. Però comunque alcuni episodi sono registrati sempre nello stesso giorno, quindi se vedete la stessa maglietta, fai conto, per 3 episodi di fila, sappiate che il motivo potrebbe dipendere anche da quello, perché ho registrato gli episodi tutti nello stesso giorno. Allora, adesso direi di tagliare il video, perché le cose che dovevo dirvi all'inizio, diciamo nella intro, penso di avervele dette tutte quante. Ci ribecchiamo direttamente. Ah no, non ci becchiamo un cazzo. Che cazzo succede? Wow, ma che cazzo succede, raga? Non so che cazzo succede. Hanno rubato la macchina a qualcuno e io devo far fuori sto salame. Qui ci sono dei motociclisti, uno si è schiantato. Ok, non sono nemici. Nonostante Trevor non abbia un ottimo rapporto con i motociclisti, questi non sono nemici. Vediamo un po' che cazzo bisogna fare. Ah, bisogna andare a restituire la macchina rosa alla tipa. Va bene, tipa, basta che poi quando te la restituiamo nei paraggi ci sia un'altra autovettura abbastanza veloce con cui raggiungere il mio punto in cui andare a fare la missione. Ok? Yes, eccotela qua, signorina. Ecco a lei. E di che? Chiudi pure la portiera. Che gentiluomo Trevor, raga. Proprio un gentiluomo, cazzo. Ok, salviamo. Addirittura... Oh, che cazzo fai? Io ho recuperato la macchina e te mi investi. Ma stai fuori. Mi investi con la stessa macchina con cui ti ho riportato il tuo bottino che avevano rubato. Vabbè, in ogni caso, rubiamo un SUV, regà, e dirigiamoci sul posto. Taglio direttamente il video e ci rivediamo lì, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, tipo come è successo adesso. Ottimo, regà, siamo arrivati più o meno. Ho raggiunto la posizione e nel frattempo ho preso una motocicletta che mi sembrava leggermente più veloce di quel catorcio del cazzo. Vediamo che c'ha da dirci Cletus, o questo qui, o che cacchio sia. You look fucked up. Sì, grazie mille. Ah, è sempre questo? Il caccia antenne? Ah, meno male, almeno quello. Ma che roba è? Che cazzo se siamo magnati, regà? Un acido? Che si è magnato, Trevor? Cos'era? Non ho visto, regà. Potremmo...
And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them. And they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive, yours. La freccia mostra la direzione in cui soffia il vento. Quindi il vento soffia per di là. Area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me, I'll keep us downwind so we don't spook him. Dai la caccia ai wapiti, ragazzi, non so perché. Magari queste sono soltanto missioni introduttive per spiegare. Che utilizza il gioco per spiegarti come si possono fare attività secondarie. Oh! Fanculo, ne ho spaventato uno. E vaffanculo, stavo spiegando una cosa e chiaramente mi sono disconcentrato. Il wapiti, nemmeno sapevo cos'era un cazzo di wapiti, raga. Comunque, le missioni con questo mi stanno altamente sul cazzo. Mi stanno altamente sul cazzo perché mi sembra di star sprecare tempo alla storia principale di gioco. E non a caso comunque hanno un punto interrogativo su di esse e aiutano in ogni caso a comprendere meglio il... come funziona il gioco. Madonna, ma gli ho sparato! Ma gli ho sparato! L'ho preso in pieno collo! Come ha fatto a non crepare? Ha sbagliato il colpo, ha spaventato il wapiti. Ma vaffanculo, ma che hitbox sono queste? Santo cielo. Dai, sto giro mi sto zitto, non dico niente nel frattempo. Eccolo. Forse devo entrare nella zona rossa prima di sparare, raga, può darsi che è per quello. Madonna mia, ste foglie di merda. Dove sta? Non lo vedo. Sparito, non lo vedo più, raga. Eccolo. Oh. Ecco. Perfetto, adesso ti va bene? Basta che se sbrigamo, zio. Io ho un episodio da portare a termine e ho una storia da mandare avanti. Sì, ok. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. An elk whistle for you and me. All right, give it a good blow. Ah, ok. Get any nearby elk to holler back. È un richiamo, non è una droga. Ho pensato subito male. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Ok, proviene da di là. He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. Eccolo là, è quello? No, quella è una cazzo di roccia. Perché si sfoca tutto quanto? Ah, ok, è lui, non era una roccia. Perfetto, vai. Ottimo. Ma li stiamo ammazzando giusto per proprio per il divertimento di sparare a qualcosa o... Dai, va bene. Ma perché? Com'era con E? Ah, G. Pardon. Addirittura muove le labbra come se stesse soffiando. Ottimo, vai, andiamo a caccia. Nemmeno possiamo raccogliere nulla da... Praticamente li fa spawnare, no? Il richiamo, diciamo. Non ne vedo più. Eccolo. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me, pick your next kill, and we'll talk business. I gotta go. Good luck. Perfetto. Ogni wapiti nell'aria verrà evidenziato. Quindi dobbiamo proseguire a fare sta cosa per quanto esattamente prima di concludere e portare a termine la missione? Non lo so, raga. Effettivamente non lo so. Addirittura dall'altra parte della strada sta. Tieni d'occhio la direzione del vento. Ah, forse per quello il colpo non è andato a segno. Devo tenere d'occhio pure la direzione del vento. Cacchio, è tipo Sniper Elite, raga. Porca miseria. Ok, eccone un altro. Dai, dimmi che dopo questo... Perfetto.
Avvicinati al cadavere del wapiti. Vediamo un po' che cacchio possiamo fare. Fotografa il cadavere, quindi dobbiamo tirare fuori il shell. Andare su Snapmatic, che è una versione veramente cringe e di Snapchat, penso, non lo so. Invia la foto a Cletus. Invia foto a Cletus. Vai. L'abbiamo mandata? L'abbiamo mandata sì o no? Ok, sì, l'abbiamo mandata. Una bellezza, i dati GPS e tutto. Scommetto che può funzionare, ti chiamo subito. In che senso, scusa? In che senso? Chiamata in arrivo. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now. If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up as soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. Decisamente, sì, bravo Trevor. Well, the offer's there, and you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Aia. Regà. Ew, proprio. Bersaglio facile, continua. Vai, salva la partita. Caccia disponibile, perfetto. Questa missione, diciamo, vedi, era per introdurti a una nuova modalità secondaria che si può fare all'interno di questo gioco. A un nuovo minigioco, diciamo, se così si può chiamare, che è appunto quello della caccia. Ok, si possono cacciare gli animali su GTA 5. Ottimo, perfetto. Ho praticamente sprecato 10 minuti per stare appresso a quel rimbambito. Ah vabbè, ma perché io mi devo vedere il vento, la direzione del vento, il richiamo, le cose, quando posso tranquillamente investirli così? Guarda, pure accanto alla macchina, guarda che bella posizione. Mo' gli provo a mandare la foto. Guarda, ecco. Invia la foto. Come si fa a inviare la foto? Adesso come faccio a inviarla? Non lo so, raga. Non si può inviare. Però in ogni caso, raga, non penso che la caccia sia un'attività così estremamente interessante da fare all'interno dei miei video, in cui, ricordiamoci, devo portare a termine la storia. Quindi io direi, raga, mettiamoci la destinazione su questo punto interrogativo e ritaglio il video. Ovviamente non vi faccio sorbire tutto il tragitto che ho per arrivare lì. Vi dico soltanto una cosa prima di raggiungere quel posto: ma chi cazzo so quei due? Ma veramente ci stanno i poliziotti sulle fottutissime motociclette, nelle fermate di sosta d'emergenza, sulle autostrade, su GTA, veramente? E che si può fare? Si può interagire o no? Non lo so. Comunque, in ogni caso, raga, vi chiedo scusa anticipatamente se in questo video purtroppo non sarò così tanto energetico. Non mi sento benissimo, non sto male, ok? Non sto male, non mi sto riammalando, per fortuna. Però come ho detto anche nella live di Twitch, diciamo che non mi sento in gran forma. E quindi potrei, quantomeno per questo episodio, non sprizzare di energia da tutti i pori. Ah, qui c'è in corso una trattativa che possiamo, volendo, interrompere. Vediamo che riusciamo a fare, raga. Vediamo se dalla distanza possiamo tipo metterci questo. Oh shit. Ma che cazzo succede? Ma che minchia succede lì, raga? Ah, proviamo ad andare a vedere, ad indagare, dai. Non mi era mai capitato prima di vedere una cosa del genere. Vedo un po' di puntini rossi sulla minimappa. C'è un clacson che suona fino a non finire. Madonna mia, che casino. Mamma mia. Mi hanno incastrato. What? Te devi da sta zitto? Madonna mia. Perché ci sono dei puntini rossi? Lì c'è una valigetta di soldi. Stay away from that case. No, grazie mille per 25.000 sacchi. Ah sì, sicuro? Madonna, manco io ho sparato ed è morto. E ha preso un crepacuore. E c'è tutta gente ferita, regà. Non so che cazzo. Boh, vabbè, io ho raccolto 25.000 sacchi di soldi. Questo mi basta e avanza, onestamente parlando. Adesso mi dirigo in quel fottuto luogo. La smetto di perdermi in altre cose da fare all'interno del gioco, regà. Promesso. Prendo sta fottuta motocicletta e dirigiamoci lì. Taglio il video, ci rivediamo fra poco. What the fuck? Wow, mi stanno a seguire. Qualche buffo mi sta a seguire. Non so come da 3 km sono riusciti a spararmi alle fottutissime ruote. Vai, uno. Lo sono riuscito a sfanculare. Ok. Madonna mia, regà. Ok, mi stavano a seguire per avergli rubato i fottutissimi soldi di uno scambio di droga. Ottimo, però siamo riusciti a farli fuori. Per fortuna era solo quello. Ok, non penso ce ne siano altri adesso che partono all'inseguimento. Però mi prendo una macchina, perché su una moto me la sono rischiata veramente, veramente molto brutta. Taglio il video, regà, e ci rivediamo quando siamo arrivati. A meno che ovviamente non risuccede qualcosa di eclatante, come in questo caso. Ok, partiremo dall'ospedale. Ottimo, ragazzi, siamo arrivati al fottutissimo punto in cui dobbiamo fare la missione col punto interrogativo.
Ok. Scusate il gioco di parole, ma è così. E per fortuna ho trovato una macchina veloce che mi ha condotto lì. Ma che cazzo? Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not. What? Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double. Our favorite show. La faccia di Trevor. Snap. Watch the birdie. Lol. Pretend to throttle me. Mi piace come sono fatti bene i menu nelle macchinette fotografiche. Sono veramente fatti così nella vita reale, raga. Io che ho avuto a che fare con macchinette fotografiche e videocamere, vi posso assicurare che i menu sono molto, molto fedeli. Oh shit. Lol. Ovviamente Trevor. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear. And okay. Products, things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! All right. Pair of fruitcakes. Ma ottimo. È un'altra modalità che possiamo entrare furtivamente nelle case che abbiamo sbloccato. Un'altra tipo missione, un'altra attività secondaria di gioco che possiamo fare, non lo so, raga. Abbiamo sbloccato due contatti e a quanto pare c'era soltanto quel dialogo a cui assistere, quindi presumo di sì. Presumo di sì, ed è l'ennesimo incontro casuale che facciamo in cui una persona ci chiede di fare una cosa X, il personaggio si rende conto che effettivamente facendo quella cosa potrebbe trarne profitto ed inizialmente, nonostante sia titubante nel fare quello che gli viene chiesto, poi alla fine lo farà. È un po' come Franklin con il paparazzo, no? Che all'inizio non voleva lasciarsi trascinare nelle cose che gli chiedeva di fare il paparazzo, ma poi alla fine gli corre appresso a una vippona con la limousine per scattargli le foto a zone intime, insomma. Comunque, sono contento che non c'era niente da fare. Questo significa che abbiamo molto più spazio per andare a fare la T. Le zone in cui è possibile trovare oggetti appartenuti a celebrità sono state contrassegnate sulla mappa. Sì, infatti. Recupera gli oggetti per Nigel e la signora Trotoronil. Ok. Se potessi procurarci delle robe, delle intimità femminili, saremmo veramente contenti. Ok. Fottutissimi pervertiti, feticisti del cazzo. Va bene. Ci proverò ovviamente off camera, raga, le cose secondarie le faccio a luci spente, a riflettori spenti, ok? O se no, in alternativa, le faccio in diretta, in live su Twitch. Quindi vi ricordo che se volete più contenuti su GTA 5 potete sempre seguirmi sul mio canale Twitch. Ogni tanto vado in live portando del sano free roaming su GTA 5. Nel frattempo io mi sono perso in chiacchiere e non c'è nemmeno bisogno di saltare il video perché sono già arrivato alla famosa T. E se non sbaglio è il rifugio a Vespucci Beach, dove stava il cugino di Wade. Ho detto bene il suo nome? Si chiamava Wade, raga, non lo so. Comunque, dove sta il garage in cui possiamo salvare le macchine? Non lo so, non mi ricordo. Vabbè, lì c'è la nostra cara macchinuccia. Iniziamo l'ultima missione di questo episodio con la T e vediamo un po' che cacchio c'è da fa qua, raga. Vai. Eccolo. Salve. Trevor is a good guy. He's quite family. Got kid, ain't he, Freud? That's it, right, yes. Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. Whoa. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Mr. Marmellata de che? Mr. Raspberry Jam. Di lamponi, ok. He died a noble death.
bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Well, show me. Show me, boy. I don't want to. Oddio, non so se posso far vedere sta roba. Ok, dovrò blurare un po' di roba in questo episodio. Yes. Look at me. Can you just put your Johnson away? Sì, gli ho fatto il tatuaggio, regà, non so se avete notato, c'è un tatuaggio sulla gamba. And anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. Che roba, eh? Pacchi di Amazon. Gentlemen, the gateway to America awaits. Ok, ok. Non sto capendo molto bene. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I really miss. Gli ha attaccato il telefono in faccia, è successo. Sali sul pick up, vai, tu sali dietro. Ottimo. Che cazzo fai? Perché ogni volta come un idiota rimbalzi contro il pick up e non ci sali direttamente sopra? Raggiungi il molo 400. Non ho idea di cosa sia, ma ora partirà un dialogo, quindi mi sto zitto. Sentiamo che cacchio dicono, raga, perché non sto capendo proprio niente di quello che succede. I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Boy, it always was a stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turn. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. Okay. You ain't aiding my comprehension. All right. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port Madonna mia. Of Santos last year. Madonna. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these Merryweather folks hanging around. Merryweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone now. The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil. That, ok, sì, sono loro. There's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. Freighter. Perfect. Can I get on board? No, no. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague Ralph. I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merryweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. All right, we'll take a look at that as well. Quindi dobbiamo fare un colpo nel porto, ragazzi. Ho lasciato finire il dialogo chiaramente parlando. Adesso ci rechiamo nella nostra destinazione e vediamo un po' che cacchio tocca fare e che cacchio tocca rubare soprattutto nel porto. Salve. Si può entrare? Yeah, boy. Go park and get the dispatch. Come on, it's just about to start. Ottimo, dobbiamo camuffarci come lavoratori del porto sfruttando il fatto che non sanno chi siamo. Col cappellino, Trevor. Ok, fatto bene a non rivestirlo, regà, perché that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Lol. Oh, che cazzo! La copertura di Trevor è saltata. Non dovevo seguirlo? Dovevo seguire quell'altro. Mannaggia a me, ragazzi, di quanto sono curioso di andare a vedere come. Ok.
Quindi non devo entrare lì dentro e non devo far saltare la mia copertura, ma devo andare appresso a questo. Grandi gru volanti. Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. Whoa. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster. Porca miseria. Especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore. We ain't meant to know what's in the containers. But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my... Porca miseria, che sta succedendo là? Aia. They're giving Forrest a hard time, all right. Che cazzo? Che minchia succede? Perché l'hanno buttata a terra? We need two guys on the handler. Couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now. Quindi dobbiamo salire qui, eh? Vai, sali. Madonna mia, si può addirittura salire su sta roba, su sto coso, raga. Vai. I run that prick over in this thing. I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Va bene. Nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier than when he's neck deep in shit. They're so on to us. No, stai calmo, non far saltare la nostra copertura. Sposta i container contrassegnati nell'area di carico. Ottimo. Those containers. Baby. Vediamo se ci riusciamo al primo tentativo, regà. Hook it up. E per sole... Ok, sì. Let's take her down. Vai. Ottimo. They handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. È parecchio pesante. You should not be operating this vehicle while under the influence. Sì, ma tu sei troppo per le regole, zio. Non sai così. Non sai con chi stai parlando. Stai a parlare con Trevor. Porca miseria, se sapessi un briciolo chi è Trevor. Salve. Qua lo devo mettere sto coso? Una volta abbassato l'elevatore, premi E per sganciare il container. Che succede se tipo lo sgancio dall'alto? Esplode tutto, secondo me. There it is. Now I guess we gotta get the other one. Please, there's eyes all over. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Quella nave lì. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Gru? Shoot! Dobbiamo salire su una gru? Probabilmente sì. Prendere un carico da lì sopra. No, non so come faremo, raga. Non so come faremo. Sta improvvisando anche Trevor. Quando improvvisa non mi piace. Wow. Abbiamo cosato male. Dobbiamo metterci un po' più in linea con il container. Vai, vediamo se ci riusciamo così. Così dovrebbe andare bene. Vai. Abbassa e prendi. Yeah, boy. Whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellatiate no one. Alcuna fellatio. Deborah's old friends with the... Well, with the... With the say no more. You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Aia, aia, la sua ragazza ha fatto cose non molto, molto piacevoli. Qualcuno di qui per avere questo posto. Va bene così? Pure che ha messo un po' storto? Adesso, possiamo scendere da qua? O dobbiamo arrivarci con sto coso? No, possiamo tranquillamente scendere, quello ci viene appresso. Dai, sbrigati, che non abbiamo... Oh, ma che cacchio fa Trevor? Di casa addobba? Dai, su. Saliamo in cima a questa gru. Ci è aumentata pure la resistenza addirittura. Duro lavoro ci ricompensa, regà. Vai. Saliamo qui sopra e vediamo un po'. Sta missione mi sta tenendo un po' sulle spine, devo dire la sincera verità. Non per la pericolosità o per l'ansia, ero più... Era molto di più, diciamo, in ansia quando abbiamo fatto il colpo in banca. Lol. Quale...
Get up on this walkway, climb down the ladder, wow. Go into the cabin. No, aspetta! Mortacci, raga, ero cascato di sotto, ma siccome sono cascato sul checkpoint, non sono morto. Carica i container sul... Ok. Wow. Allora, V per cambiare la visuale. Ottimo. First, you gotta line up the cabin over the container. Yes, così. Lights on the spreader that should help with alignment. Dove ho? That's it. You're in position. E così si abbassa. Move the spreader down so it can grab the container. Vai, la big calamita. Ottimo. So lift it high enough to clear that container stack and move it to the other end. Quindi lo dobbiamo spostare. Bay 5, right down at the end. Va bene, ok, alla fine che sarebbe. Wow, dove sta sta fine? Portalo su. Vai, non farlo scontrare con gli altri container, non facciamo saltare la nostra copertura. In base a com'è la visuale, regà, i tasti sono diversi. Tipo così, se premi A e D si sposta così, mentre se la visuale è nell'altro modo si sposta avanti e dietro. Vai. Sgancia. Ottimo. Signalman and crane driver working together. Now let's do the same LOL. Thing again. Get back down to the other end. Ok, dobbiamo fare anche con l'altro container. Non so quale container abbia intenzione di rubare Trevor, raga, ancora non lo so onestamente. Forse il Proseo, non lo so. Forse Ron viene con un camion e ci aiuta a rubarlo. I don't fucking know, raga. I don't fucking know. Quindi appiccichiamoci quest'altro container, vai. Bangete. Preso. Tiriamolo su e cambiamo la visuale. Vai. Yeah, boy. Lo stesso lavoro che faceva, come si chiama, Tom Cruise nel film La Guerra dei Mondi. Se non sbaglio era proprio questo, raga. Vi ricordate che bel film, eh? Ogni volta che lo rivedo mi viene proprio quel vibe nostalgico. Allora, siamo arrivati. Posiamo giù di sotto. Così. Mettiamolo bene sopra. Pure questo l'abbiamo fatto. Yeah, boy. Secondo il sindacato. Secondo il sindacato. Ah, dobbiamo fare la foto, chiaramente non per mandarla ai nostri figli, ma bensì per spizzarci un po' la barca e le cose che possiamo rubare. Fotografa la parte frontale della nave, che sarebbe questa. Yeah, boy. Continua. Scatta una foto di una guardia a bordo della nave, che sarebbe le guardie. Eccola là. Salve, lei si mette in posa gentilmente. Scatta una foto, what? Da lontano alla parte posteriore della nave, quella. Safety first. Vai, scatta. Spazio per inviare le immagini a Ron. Dove cazzo stai, Ron? Eccote qua. Foto inviata a Ron. Ci siamo? Scendi dalla gru fino a terra. Foto ricevute, capo. Cerco informazioni e ti ricontatto non appena ho qualcosa. Ok, quindi abbiamo fatto, diciamo, una missione di monitoraggio e di... come si chiama? Siamo andati in perlustrazione, ecco. Diciamo così, siamo andati in perlustrazione per un futuro furto che dovremo fare all'interno di questo porto. Ottimo. Mi è piaciuta davvero tanto questa missione, sarò onesto con voi, raga. Mi è piaciuta parecchio. Vai. Yes. Possiamo prendere sto furgone? E possiamo rubare sto container? Intanto rubiamo questo, no? Intanto ci freghiamo sto container. Adios. Non so cosa ci sia dentro. Probabilmente ci sono... c'è una scatola... ci sono tutte scatolette di fagioli o di profilattici. Non so di cosa. Ok. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Ah, sì. Normal rules don't apply to us, Floyd. Esatto. We're going in. I don't know. The rules apply to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. In effect. You know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead end? No. Floyd, it's dead end. Dead end. Longshoremen's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine.
A spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. Good. Keep him busy while we get to work. Va bene. Ok, possiamo entrare? Salve. Possiamo entrare tranquillamente senza controlli vari. Tu c'hai un mitra in mano. No, adesso sta facendo. Manifesto. Manifesto say deliver here. Staff. Hey, stop. Where the fuck you think you're going? Ma che cazzo? Wow, 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 wow. God don't speak English. Lol. Ma che fanno? Lo pestano a lui? Lol. Che cazzo succede, raga? L'abbiamo utilizzato come... Lascia la zona vietata. Quindi lo lasciamo pistare di botte mentre noi ce la diamo a gambe. Ok, abbastanza realistica come situazione, che si mettono a picchiare uno. Al massimo avrebbero spestato di botte a tutte e due. Va bene, ok. Salve, non è che mi potrebbe gentilmente dare sta macchina, eh? Giusto per... No, no, no. No, no, non scappare, mortacci tua, mi serve il passaggio. No, niente. Dovremmo trovare un altro modo per raggiungere l'appartamento di Floyd. Che cazzo abbiamo rubato, raga? Una valigetta. Ma che cacchio. Che ce so dentro dei documenti sensibili, eh? Non lo so, non lo so. Staremo a vedere. In ogni caso, dobbiamo trovare un veicolo al più presto. Eccolo, lì ne vedo uno. Lì ne vedo uno che possiamo rubare, sperando che non ci fallisca la missione, perché la copertura di Trevor salta, forse, nel caso ci veda qualcuno, se stando alla logica di questa missione. Dai, Eiko, entra dentro sto SUV e damosela a gambe. Bella Ron, che c'hai da dirci? Trevor, these photos, you've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most likely. Whoa. Yeah. Of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be dispositivo that. In mare. Back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Abbastanza irrealistico che uno spacciatore di droga e di armi si mischi con affari legati. Cioè, vada letteralmente a rubare le cose del governo. Però abbiamo conosciuto Trevor, raga. È un fottutamente un pazzo, folle, scatenato e anche molto fortunato. Quindi mi limiterò a raggiungere l'appartamento e a vedere come finisce la missione, dai. Uff, ammazza, raga. Abbiamo dovuto fare un bel lungo tragitto prima di ritornare all'appartamento. Abbiamo letteralmente dovuto proprio fare il giro largo del mare, perché sta zona di Vespucci Beach sta proprio dall'altra parte quasi del mare, tra parentesi. Quindi, siamo arrivati. Ottimo. Adesso che dobbiamo fare? Vediamo un po' che succede una volta che rientriamo nell'appartamento di Floyd. Credo si chiama Floyd. Penso di sì, perché mi è rimasto impresso da Pink Floyd. E poi termino l'episodio. Vediamo un po'. Dai, Trevor, entra senza timore. Senza timore entriamo e vediamo. Salve. Wow, che cazzo succede? Oh? Name of all things holy. I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Madonna mia, raga. You're just not cut out for honest work, alright? Lol, oddio, raga. Did you get what you needed? Greve. More or less, yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this will do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, it's a low self-esteem, Wade. We got to build him back up. Now. And there, perfect. Ok, cazzo. Wow. Ah, dobbiamo fare un dobbiamo organizzare un altro colpo. What? I'd say these Meriwether security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things. Dobbiamo fare la pianificazione per un altro colpo. First one,
It's on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here, which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing underwater. Us a submarine, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aight, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Non ho capito molto bene, sarò onesto. Nave da cargo, da carico, scusate, o a largo. Il sottomarino mi sembra molto più figo, onestamente. Proviamo con questo, vai. Deep sea yes, così proprio, se proprio passiamo underground, cioè proprio, tutti furtivi, tutti stealth. Direi che è tutto a posto, raga, l'unica cosa da scegliere era quella. Carina la cosa sempre che viene scritto in italiano e che sono tradotte le cose da fare. Conferma. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Tell Floyd to find us a submarine and ask Ron where we can steal a heavy lift chopper. Ecco perché voleva ritornare in contatto con Michael. Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. He can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Whoa. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows... Mr. Marmellata di Lamponi. You damaged Deborah. Lol. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable... with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bag! Ma che cazzo? Questo episodio sta durando più del previsto, però non mi interessa, raga. Mi sto facendo trascinare dalla storia di sto gioco. Ok, abbiamo finito? Yeah, boy, mi sembra proprio di... Sì, raga. Perfetto, sopralluogo al porto. Sì, era questo il termine che volevo dire prima, che non mi veniva. Il sopralluogo. Lo sta seriamente lavando. Ok, chiamiamo Michael, sentiamo che ci dice. Ah, Trevor. Hey, Mikey. Hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Lol. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. Franklin. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Why would I need to do that? Trust me, you'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. Perfetto, per prepararti al colpo vai alla scuola di volo nei panni di Michael. Non so, probabilmente penso sarà una cosa che farò off camera, regà. Vedo, se è una cosa che prosegue con la storia di gioco, lo faccio con la camera accesa, se no, no. E nient'altro da dire, regà, questo episodio, dicevo, è durato un po' più del solito, ma sinceramente non mi interessa perché mi sto lasciando trasportare molto bene dalla storia e da tutta la pianificazione del colpo che va fatta, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo episodio fino alla fine, nonostante non sto nella migliore delle forme, ragazzo, un po' spompato di energia, ecco, mettiamola così. Quindi in questo episodio soprattutto ero un po' meno, tra virgolette, euforico rispetto agli altri. In ogni caso, speriamo che nel prossimo guarisco del tutto. Io vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata e, ragazzi, noi ci becchiamo nel prossimo episodio della storia di GTA 5. Bella per voi, ragazzi.